Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Un clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Partiti! Veron. Palla entra in aria, spazza via. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Può cacciare a rete. Scodella il cross. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Colpisce, bella parata! Perfetta la parata. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Gioca con un pallone lungo. Veron. La gioca in profondità, occasione per il contropiede. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Prova a verticalizzare, inventa nello spazio. Può crossare in aria, ottimo dribbling. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Traversone in arrivo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca il passaggio profondo. È attento e allontana senza problemi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è l'opportunità per il contropiede. Niente gol né da una parte né dall'altra. Opta per il lancio lungo. E il portiere dice di no. Palla vagante. Rete! Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla.
si spezza l'equilibrio dell'incontro. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Ecco un'occasione di contropiede. La gioca sulla destra. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. E passa! Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Il portiere la spedisce su. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cross verso il centro dell'area. Allontana il pallone. Lungo passaggio in avanti. Si libera la grande. Sulla fascia, è libero. La gioca in area. Chance per tirare. E c'è il gol. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Tocco morbido. Palla allontanata senza troppi complimenti. Prova a giocarla in profondità. Qui può partire il contropiede. E perde il duello fisico con l'avversario. Coco. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Alza la palla in profondità verso un compagno. A sinistra con il passaggio. Cerca il numero. È in posizione per il cross. C'è la palla lunga, in avanti. Cercano l'azione veloce. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato un certo poco abituale di 1-1. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante, dagli sviluppi tutti da seguire. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Coco. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Si libera della palla ed evita complicazioni.
Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Attenzione, grande chance. La gioca a sinistra. Pallone lungo, in verticale. Opportunità di ripartire. Se ne va. Riceve la palla. Va via in profondità. La allontana con forza. Ripartiranno con una rimessa laterale. Ha la possibilità di andare verso la porta. Colpisce il pallone. Riesce ad allontanare. Si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Spazza il più lontano possibile. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. L'estremo difensore la calcia lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Provano a partire in velocità. Allarga il gioco a destra. Passaggio sulla destra. Ecco il cross. Può colpire. Sceglie di battere corto. Prova a tagliare sul secondo palo. Ci mette una pezza. Avanza deciso. Ci prova. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. La mette sulla sinistra. Si libera la grande. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Cerca la fondo, palla al piede. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile.
la mette sulla fascia. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Trova il compagno, Cecchi, la toglie dalla porta. La butta via e fa respirare la difesa. C'è il colpo di testa! Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Tocco morbido, palla lunga a cercare il compagno in avanti. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Si chiude qui il nostro collegamento.